Noi abbiamo in collegamento il primo ospite di questa mattinata, salutiamo quindi l'assessore all'urbanistica del comune di Rimini, Roberta Frisoni, buongiorno. Buongiorno, ben trovati. Assessore, l'abbiamo chiamata perché ieri in trasmissione abbiamo avuto ospite Giancarlo Cevoli, che è il presidente della cooperativa Lavoratori del Mare, che diciamo ha un po' il dente avvelenato nei confronti dell'amministrazione per una serie di motivazioni. Prima di affrontare con lei alcune delle tematiche sollevate ieri da Cevoli, magari facciamo sentire sia a lei sia a chi ci sta seguendo, in caso si fosse perso l'intervista di ieri, alcuni stralci del suo intervento, così poi contestualizziamo un po' la chiacchierata che faremo dopo. Quindi chiederei alla regia di farci sentire questo paio di minuti di Cevoli e poi magari ne parliamo insieme. Abbiamo già speso 500.000 euro che non recuperiamo più, perché chi ce li dà? Quelli sono persi, tanto il progetto io non credo che si realizzerà, perché a sto punto dopo 14 anni cambiano situazioni, cambiano cose, cambiano gli umori, cambia la volontà, cambia tante cose. Io sono veramente avvilito per questo accanimento contro questa categoria. Dopo 14 anni, l'ultimo incontro con l'amministrazione l'abbiamo avuto il 18 giugno del 2017. Ci gestiamo un mercato ittico da soli. Avevamo un vigile, ci hanno tolto anche un vigile urbano per un minimo di viabilità, di sicurezza, perché il mercato ittico è dentro la città. Io vorrei capire, questa amministrazione che deve andare via la pesca, questa amministrazione vuole far smettere la pesca, questa amministrazione non sa dove ci deve, non ci dobbiamo più collocare sul porto, questo è classificato porto peschereccio. Noi svolgiamo un'attività anche di vongole, le poveracce. Avevamo due container sul porto, uno frigo e uno per l'ufficetto, ce li hanno fatti togliere dicendo che lì doveva venire una strada, prendendo delle denunce, prendendo sanzioni, tutto quanto. Avevamo una concessione provvisoria, ce l'hanno tolta. Noi adesso lavoriamo su una macchina, sul cofano della macchina, facciamo le bolle, le vongole rimangono in mezzo al piazzale per ore. Perché una città come Rimini, contro questa categoria, che siamo dei produttori primari, lo ripeto, diamo un servizio, diamo un prodotto di grande qualità, siamo così maltrattati? Io è questo che non riesco, guarda che noi paghiamo le tasse, non c'è un dialogo, non ci deve essere, non dico un aiuto, che non vogliamo nessun aiuto, vogliamo soltanto che possiamo lavorare decentemente. Questi alcuni, un estratto breve della chiacchierata con Cevoli. Assessore, insomma, sono necessarie alcune puntualizzazioni, allora l'abbiamo contattata proprio per questo. Sì, beh, grazie. Evidentemente, insomma, siamo quantomeno sorpresi anche nel metodo, nel senso che io personalmente penso di aver incontrato una volta al mese Cevoli e anche altri rappresentanti poi della marineria, per sviscerare, insomma, tutte le progettualità e le tematiche relative al porto. L'assessore Montini, che ha la delega alla Blue Economy, ha contatti ancora più frequenti di me con tutte le categorie, quindi insomma, ecco, lasciatemi togliere un sassolino dalla scarpa, insomma, sinceramente non riusciamo a capire questa denuncia così violenta nei confronti di una mancanza di dialogo con l'amministrazione. Diciamo che il dente avvelenato era riferito in modo particolare alla questione del mercato ittico. Lui ha richiamato, insomma, questo progetto di cui si parla di 14 anni, da 14 anni, sul quale dice: noi abbiamo speso 500.000 di euro per un progetto, per tutto quello che ne è venuto fuori, è stato anche presentato nel 2014, poi non se n'è più saputo nulla. Diciamo che lo sfogo è partito da lì, poi si è allargato. Certo, ma anche se diciamo che parte da lì, per mettere, insomma, puntualizzare un po' la situazione, l'amministrazione ha già ribadito anche negli atti che vogliamo un mercato ittico pubblico, lo vogliamo nei pressi del porto, si riferisce all'incontro cui io tra l'altro ero presente. In quell'incontro è stato sviscerato anche la necessità di approfondire meglio quella che tutto il piano economico finanziario della progettualità da portare avanti, quindi c'era una serie di approfondimenti che anche gli stessi proponenti avrebbero dovuto fare e su cui non abbiamo avuto, diciamo, riscontro puntuale evidente. E qui, insomma, voglio essere anche chiara, perché l'interesse di tutta la città credo sia quello comunque di dare un futuro alla storia della nostra marineria, della nostra pesca, quindi non c'è da parte nostra, ecco, un atteggiamento così di antitesi come lo descrive Cevoli. C'è bisogno di accompagnare un percorso di riqualificazione complesso e complicato, dove ciascuno deve fare la sua parte, il privato, l'amministrazione pubblica,
che si è anche attivata per cercare anche dei finanziamenti pubblici diversi per supportare questa attività. Non è così facile, insomma, anche la stessa di Goldard, poi l'assessore Montini sono stati fatti incontri anche in regione piuttosto che a Roma su capire eventuali canali ulteriori di finanziamento, ed è un lavoro tuttora in corso. Quindi, insomma, da parte nostra la scommessa c'è tutta e c'è la volontà, ecco, di portare a compimento anche quella progettualità in una riorganizzazione più complessiva dell'area del porto, destra e sinistra, insomma. Poi, diciamo, Cevoli ha parlato anche di alcuni casi specifici, come questi due capanni che avevano sul porto canale per lavorare le vongole, che hanno dovuto eliminare. Anche su questo credo sia necessaria una precisazione. Lì più che mai, nel senso che in quel caso siamo di fronte a degli abusi edilizi con delle sentenze passate in giudicato, e questo sicuramente Cevoli lo sa bene, per cui lì, come in tutte parti della città, in tutte le parti d'Italia, nel momento in cui ci sono delle sentenze passate in giudicato non si può che ottemperare alle sentenze. Quindi veramente su quella denuncia che ha fatto nella fattispecie sui container, ecco, dobbiamo assolutamente rimandarla all'intento dal punto di vista dell'amministrazione, nel senso che ci sono delle carte che parlano chiaro, per cui bisogna soltanto dare ottemperanza alla sentenza. Detto questo, è evidente che bisogna trovare una sistemazione alla pesca all'interno del porto. La progettualità del mercato ittico la prevedeva sulla banchina sinistra. Stiamo facendo un ragionamento anche di portare avanti un piano strategico del porto che poi si possa declinare puntualmente negli strumenti urbanistici per dare risposta alle varie esigenze. È un lavoro che chiede un po' di tempo, questo è indubbio, però insomma anche le interlocuzioni che abbiamo, ripeto, costanti con le categorie interessate sono volte proprio a tenersi sempre aggiornati puntualmente sui progressi che si sta cercando di fare in quella direzione. Quindi diciamo che le accuse vengono rispedite in qualche modo al mittente, l'amministrazione non ha, tra virgolette, scaricato il settore, e ancora l'idea di un mercato ittico funzionale, nuovo, a servizio della città e dei pescatori c'è. Cioè, bisogna che tutti facciamo la nostra parte, nel senso amministrazione, privati che devono investire, rilanciare un progetto magari tenendolo, aggiornandolo anche quelle che sono le nuove sfide, questo sì. Assessore, quindi a questo punto direi che sono stati chiarimenti quantomeno necessari, quanto mai necessari, visto che anche l'amarezza di Cevoli in questo suo sfogo, dove diceva che ormai a questo nuovo mercato non ci crede più. Beh, io voglio rassicurare la città che l'amministrazione ci crede ancora, insomma, posso pensare che sia uno sfogo personale di Cevoli, ma la nostra volontà, cioè la volontà dell'amministrazione, è quella di portare avanti questo come tutta una riqualificazione del porto e delle zone circostanti, per cui lavoriamo in quella direzione. Bisogna seguire, insomma, i tempi, le procedure, le modalità e cercare di cogliere le sfide, anche, ripeto, anche dal punto di vista privato, perché ci sono degli investimenti da fare. Dal nostro punto di vista, insomma, ribadiamo la ferma volontà di proseguire in quello che era un disegno tracciato. Difficile però dare delle tempistiche, mi sembra di capire. Questo sì, ecco, anche perché le tempistiche dipendono in parte da atti dell'amministrazione, ma anche, appunto, dicevo, da approfondimenti, per esempio, rispetto alla sostenibilità economica finanziaria di un progetto di sviluppo su cui c'è bisogno che anche i privati facciano degli approfondimenti e degli aggiornamenti all'amministrazione. Detto questo, però, voglio veramente ribadire che la volontà è quella di andare nella direzione di dare una risposta a questa esigenza che la città ha. Per cui voglio un po', insomma, contestualizzare lo sfogo di Cevoli, che posso comprendere da un punto di vista personale, magari suo, ma non so, le interlocuzioni che abbiamo in generale anche con il mondo dei soggetti che gravitano intorno al porto, ecco, penso che anche altri possano testimoniare quantomeno che incontri sono costanti e frequentissimi con l'amministrazione, che c'è, ecco, la volontà di procedere in una riqualificazione generale di quel comparto.